Perfect. We just had a wonderful driver. Antonio. Antonio. Almeno durante la giornata, problemi, salvo eventuali ritardi di bus o treni, che qualche volta capitano e come, i servizi di trasporto, anche privati a Bari, sono apprezzati dai turisti, come si evince dall'intervista. Una volta in centro, i mezzi per raggiungere i luoghi di attrazione ci sono, anche se qualcuno, vuoi per godersi il male del panorama cittadino, preferisce farsi il centro città a piedi. Il problema subentra a partire dalle 23 in poi, servizi carenti o assenti durante la notte, con buona pace di chi anche in aeroporto vorrebbe arrivare a destinazione. I taxi aiutano indubbiamente e si stanno attivando coi doppi servizi, ma ammoniscono: tutto questo non è sufficiente se non segue un potenziamento delle corse dei mezzi pubblici, perché non tutti possono permettersi cifre alte, soprattutto se diretti in centri come Polignano o Monopoli. Sì, ok, c'è il tassista, c'è il ragazzo, comunque la persona che fa il doppio turno, ma mancano comunque i mezzi pubblici, quindi solo noi tassisti non bastiamo, specialmente quando arrivano aerei in forte ritardo, tipo verso le 2 o le 3. Abbiamo sempre dato la disponibilità ad aumentare le ore, come ho già detto prima, ma da soli è dura, da soli è dura, perché si crea quel disservizio in alcune ore, soprattutto notturno. Quindi a nostro modo di vedere le cose basterebbe potenziare il servizio di linea.